I asked you to play fair, and no. You cheated. Non ho citato. No, 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 per favore, no, 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 ti prego. Ragazzi, l'attesa è finalmente terminata. Questa notte è stato rilasciato il secondo capitolo di Poppy Playtime. Come promesso, oggi andrò a giocarvelo senza sapere assolutamente nulla di questa seconda parte qui in diretta. Voi non potete neanche immaginarvi che ore sono in questo momento. E se volete godervi appieno l'esperienza, vi consiglio di guardarvela di notte. Per tutti coloro che non stanno capendo che cosa diavolo succede, vi lascio nelle schede e sotto in descrizione il primo episodio con il capitolo 1 che abbiamo giocato proprio su Poppy Playtime. Io direi che possiamo subito cominciare. Mi raccomando, ricordatevi di premere sul pulsantone iscriviti, perché su questo capitolo 2 probabilmente ci faremo una serie e magari anche qualche approfondimento sulla macabra trama dietro a queste mani che si muovono. Quindi mi raccomando, iscrizione in questo momento, 100.000 iscritti entro fine anno. No, non voglio skippare, ovviamente non voglio skippare il filmato, voglio godermelo. Ok, un filmato. Ah, ok, questo dovrebbe essere teoricamente, insomma, è un po' ovunque, no? Il trailer che hanno rilasciato i ragazzi di Mob Games per il secondo capitolo. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, sì, you can stretch, pull and twist Mommy Longlegs in the craziest Mommy ways. She loves watching you play. Mommy. When you're having fun, she's having fun. Quanto creepy. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. Mommy. What's the time? Longlegs. Mamma mia, ragazzi, ho già i brividi. Inizia. No, ragazzi, si inizia malissimo. Si inizia ma. Guardate la faccia dietro. No, vabbè, ma li vedete gli occhi? Madonna, ragazzi, sono troppo bravi a fare. Sì, sì, mi sveglio. Sono sveglissimo. Poppy Playtime, ok, ci siamo. Cominciamo il capitolo 2. Ok. Let's go. Sono carichissimo. Si vede che a Dano piacciono gli horror, eh? Allora, ci troviamo all'interno di quella che pare essere la stessa stanza dove abbiamo aperto la teca, dove era presente Poppy nel capitolo 1. Che vi ricordo, insomma, avevamo ipotizzato non fosse proprio cattiva, ma piuttosto una nostra guida. Adesso vediamo un pochino dove ci porterà il gioco. Allora, qui ci sono. Ok, molto interessante. Quindi questo posso prenderlo, anche questo. Ma se io tipo tiro sui cuscini c'è qualcosa? Perché gli sviluppatori si divertono a nascondere cose qua e là. C'è uno stranissimo filtro retro su questo capitolo. Una casa. Vabbè, le case, ragazzi, non ci fanno paura. Per adesso, insomma. Quindi stiamo tornando indietro. Abbiamo buttato giù Agi Wagi, che è stato poi, abbiamo visto nei trailer, preso dalla mano de... Mi pare che io, insomma, devo andare dalla porta. No, no. Finissimo molto male. Ok. Oh mio Dio. Quanto creepy questo. Se voi sapeste. Allora, scale o Bay 9? Direi, no, Bay 9 è chiusa. Scale? Chiuse, fantastico. Sì, siete felicissimi. Tanto tu sei morto. Vedete che sembra davvero che Poppy ci stia aiutando? Qui altri giocattoli insanguinati, il che dovrebbe, insomma, confermare la natura biologica dei giocattoli. Sono un misto tra esseri umani e giocattoli.
Va bene, la grande porta rossa forse è meglio evitarla. Keep going. Poppy, però se me lo dici così, cioè, triste. Ok. Sì, andiamo. Ok. Mamma mia, ragazzi. Premi qui. Ma certo! Ma certo che premo qui! Non ho bisogno di un abbraccio! Ha chiesto se volevo un abbraccio, ovviamente no. Give me a big squeeze. Dammi... I promise I won't bite. No, no, prometti che non mi morderai. Sì, certo. Certo, certo. Oh, jeez. Come closer, friend. Sì, vengo più vicino, guarda. Sono vicinissimo. Teorica. Dovremmo averli sentiti tutti. Togliamoci dalle palle sti cosi qua. E dobbiamo aprire la porta. Dai, vedi i coglioni, sti barili. Via. Oh. Overload, start, stop. C'è una chiave. Beh, prendiamola. Tab per l'inventario. Chiave. Resident Evil vibes, ragazzi. Ah, c'è un... c'è un sacco di oggetti. E cosa me ne faccio della chiave? Ah, la porta. Beh, credo la porta rossa, ragazzi. Avrebbe senso, no? Allora andiamo nella porta rossa. Whee! Vediamo, eh. Yes! Oh! E questo cos'è? Il mio migliore amico. Orca! Ma vaffanculo! È questo il mio migliore amico, ma insomma, è lì sotto. La scelta di design. Grazie, Mr. Ludwig. Ah, credo che sia l'ufficio del capo della fabbrica questa. Ah, ovviamente la chiave a forma di cuore ha senso, no? Candy Cat. Abbiamo un registratore per le cassette che prende... Questa invece? Oh cielo. Possiamo dargli il 5... Ah! No, potevo prenderla. Oh, c'è un piccolo bug. Vabbè, non è un problema. Ciao! Allora, cassetta, fatemi leggere cosa c'è scritto su questo foglio. È abbastanza difficile da leggerlo. Note, questo esperimento... Ragazzi, è troppo piccolo da leggere. Ci faccio uno screenshot e magari gli do un'occhiata dopo. Mettiamo la cassetta. Da, qui si è buggata la mano. È tipo morta. Vabbè. Vediamo. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Allora ragazzi, abbiamo appena scoperto che il capo di questa, diciamo, fabbrica ha subito un grosso lutto. E nonostante ciò ha deciso di continuare a lavorare per portare dei giocattoli all'interno del mondo dei bambini. Lo testimonia anche il fatto, vedete, che qui ci sono un sacco di dipinti, di disegni fatti da bambini, no? E quindi che lui abbia deciso di impiantare davvero la coscienza della sua famiglia morta all'interno dei giocattoli, che potrebbe essere una teoria, ragazzi, perché effettivamente
una cosa che può spingere un padre, ma allo stesso tempo un ricco proprietario di una fabbrica un pochettino pazzo, potrebbe essere appunto quella di tentare di portare di nuovo in vita i membri della famiglia che sono morti, inserendoli all'interno dei giocattoli che tanto lui amava e aveva deciso di portare ai bambini. Questa è la mia ipotesi, ragazzi. Ne parleremo, magari faremo qualche teoria in live. Allora, io queste zone le ho sempre odiate. Già nell'uno, insomma, non erano proprio le mie preferite. Buttarmi in un buco, insomma. Porca! Sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Sì. Here. Ok, abbiamo praticamente la conferma che la nostra teoria sul fatto che Poppy sia un giocattolo buono è confermata, ragazzi, è confermata, ci sta aiutando. E adesso? Ah, dobbiamo, come dire, dare energia un po' a tutto. Esatto, bene. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Era chiusa lì dentro per un bel... Ok. I'd like to pay you back. Ok, ci vuole ringraziare. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. Ok. Quindi stiamo cercando di fuggire dalla fabbrica. As soon as you get on up here. Sì, sì, arrivo, tesoro. Sto cercando di aiutarci, ragazzi. Avete visto? Ma aspetta un attimo. While I'm still a doll. Perché sono ancora una bambola? Questa ragazza. Questa per me, ragazzi, è palesemente la figlia del proprietario. Don't you wanna come with me? Sì. You're making me sad. Madonna, che creepy. Ok, ci siamo. Eccomi, Poppy. Poppy? Poppy? Hey, I'm up here. I see you. I should be able to follow you through the fence. This way. In che senso this way? Come ci entro? Non può passare da qua. Ah, no, è lei che ci segue dai vent. Uno e due. Andiamo, Poppy. Ci salveremo. Ma io lì come ci arrivo? Ah, così. Ok. Ok. A Buzzy Bee, that's me. Not very nice. Eccoci qua. Listen, ciao. I'm going to need you to trust me. No! Poppy? No! Sono... No, ragazzi, non vedo una ceppa. Non vedo una ceppa! No! No. Oggi... Questa non è una buona idea, ragazzi. Elliot, Ludwig, Lit, Pierre, Eddie e Stella. Credo che questi siano i quattro capi della fabbrica. Non ce n'era solo uno. Ce n'erano quattro. O sono membri della sua famiglia. Vediamo. Allora. Per questi ragazzi sono dei giochini per un ingegnere. Thank you.
madonna, ma che casino. Forse non dovevo farlo così. Però vabbè, dai, ci siamo riusciti. Game Station. Ok, andiamo. Alright. Sì, volevo... Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? Un gioco. The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to musical memory and mommy will get things started. Obey the rules or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Oh cielo, la fobia dei ragni, la fobia dei ragni unita all'horror. Che ragazzi, commento se avete paura dei ragni. So che molti hanno la fobia dei ragni. Io fortunatamente non sono tra loro, ma le cose creepy, le cose... Le... Va bene. Ma mi ha staccato un braccio, scusatemi, ma c'ho un braccio in meno adesso. Ho un braccio in meno, ragazzi! Vabbè, vabbè, vabbè. No, non... Wow. Guardate che roba! Bellissimo. Premi qui. Va bene, va bene. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. Sì. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Giochiamo Musical Memory? Va bene. Ah, cioè devo scendere. Qualcosa mi dice che questo qui è una specie di hub centrale con tanti boss. Questo è quello che mi dice la mia esperienza da videogiocatore. Gioco giusto da un po' di anni. Vero coniglio? Che cazzo è sta roba? Oh jeez. I know when your birthday is. June 28. Sì, no, non è il mio compleanno. Però lo è tra poco. No, dai, ma cos'è? La tana del coniglio? Ma seriamente? Oh. Andiamo nella tana del coniglio. Sì, beh, certo, vero. Giustamente, no? Mano verde tutorial. Poi dopo la guardiamo. Però sangue. Se questo fosse il processo che avevamo discusso sul dare coscienza ai giocattoli. È possibile.
le mani. No, ragazzi, questa mi sembra di più. Non lo so. Cosa dovrebbe fare questa macchina? Mano? Ah, ma è un semplice processo di... qualcosa qui. La mano verde. Ok. Ah, puoi tenere l'elettricità per un attimo. Per 10 secondi. Quindi, se hai la mano verde, per 10 secondi hai l'energia elettrica. Però io non c'ho nessuna mano verde. Proviamo a salire qui sopra. No paint in the machine. Vabbè, ah, direi che devo andare lì sopra a mettergli la vernice. Ce l'ho trovata, insomma, mi sembra abbastanza logico. Quindi se io gliela fico qua dentro, direi che ci siamo adesso. Tuffiamoci di sotto e via. Eccola. Ma guardate che roba. Ok. E adesso deploy. Bene, abbiamo ottenuto un'altra mano. Posso? Eccola, let's go. Quindi ora posso prendere l'elettricità per un po' e dare energia a quello che mi pare. Beh, dai, ci sta. Let's go. Vediamo un po'. Allora, pensa verde. Ricicliamo. Ciao! Happy birthday! Buon compleanno a te, piccolino. Oh Cristo, che cazzo è sta roba? Oh jeez. Una telecamera? Ciao! Welcome to Musical Memory. Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Ah, io sono un ingegnere, va benissimo di cervello. A sequence of colors will be shown. Ah, sequenza di colori. The exact sequence using the buttons around you. Adoro. Bunzo will slowly lower towards you. Bunzo. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. No, no, ma come? The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. No, no, no! Cioè, se sbaglio il coso inizia... No, 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 aspetta, aspetta! Porca di... No, 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 boh. Allora, fermo. No. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Ah! Porca puttana! Cagate in mano! Va bene, Bunzo. Sta. Giochiamo. Green. Fatto. Green. Blu. Green. Blu. Green. Blu. Green. Green. Blu. Green.
Green, blue, green, yellow. Green, bro. Green, yellow. Green, green, blue, green, yellow, blue. Green, bro. Green, yellow, blue. Green. Finito? Tutto qua. Red. Red. Red, blue. Red, blu. Red, blu, green. Red, blu, green. Red, blu, green, blu. Red, blu, green, blu. Red, red, blu, green, blu, green. Red, blu, green, blu, green. Red, blu, green, blu, green, violet. Red, blu, green, blu, green, fire. Oh, come part 3, basta! Ciao! 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 Basta. No, ma qua... Giallo, bianco. Giallo, white, orange. Yellow, white, orange, white. Yellow, white, orange, white, red. Yellow, white, orange, white, yellow. Yellow, white, orange, white, red. Yellow. No, 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 ti prego. Yellow, white, orange, white, no! White, orange, blu, orange, blu. Round 4. Round 4. Blu. Blu. Blu J. Blue Jay, cos'è Jay? Ah, ma vaffanculo! Blue Jay Heart. Blue Jay Heart White. Jay Heart in greco. Jay Heart Bye bye. Vabbè, poi è random, scusate. J, Art, bye bye, Violet. Sì, ma dai, ma riduce la difficoltà, volevo farlo difficile. Yellow Lenda, White Ravenous Anna, Yellow Green Red, The Quell Lenda, Anna, Ravenous Black Pie, Quell Red, Smile Lenda, Morgan, Smile Lenda, Magic Pile, Stove Lenda, Heart, Stove Lenda, Red, Red, Morgan, Violet, Heart, Lenda, Heart, Red, White Ravenous. Madonna, per fortuna che l'ho visto, ragazzi! It worked. That's no fun. We're doing such a splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Una parte? Take it. Grazie. Ok. Sono tre pezzi, quindi sono tre boss. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Ah. E benissimo. Ok, andiamo. No, 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 no! Pezzo di merda. Play care? Troppo peso? Vabbè, vediamo l'amichetto qua. Come ti sposto qua? I'm ready for you. Get it?
Ah, si può spostare sto coso. Però voglio ottenere quell'oggetto segreto. Eccolo. Me lo lasci per favore. Grazie. Che cos'è? Vediamo. Ah, il coniglietto che abbiamo sconfitto. Okay. Dobbiamo farci per forza il giro di tutta la fabbrica, va bene. Portiamo in giro sto coso. È che è stato fin troppo facile. Coloriamo. Lo portiamo un attimo via. E io posso andare. Ottimo. E andiamo. Allora, di qua. Allora, facciamo 1, 2. Mi stava complicando un po' la vita. A questo punto lo riprendiamo. E facciamo 1, 2. E tre. Ottimo. Ah beh, la posso prendere semplicemente. Va bene, vediamo un po' cosa c'è qui. Pare nulla. Vaffanculo, va. Ah, va a cagare. Una sedia? Perché qualcuno aveva messo una sedia davanti a questa porta, ragazzi? Perché qualcuno aveva messo una sedia davanti alla porta? Oh mio Dio. Sì, sì. Let's party! Mi sono divertito un sacco con te, grazie delle partite. Ne hanno aggiunti altri oltretutto rispetto alla prima parte della fabbrica. Ah, sei tornato indietro, ottimo. Quindi credo che se tutto quanto è andato come previsto, abbiamo battuto il primo boss. Ottimo. Ce ne dovrebbero essere... ce ne sono 3. Più il treno, immagino. Quindi siamo a un terzo del gioco. Ok, tiriamo. Wow, vediamo. You did fantastic. Who gave you permission to be this smart? smart. Mommy is super proud of you. Grazie, but I'm mommy. Sure she's already told you that herself. Okay, sei fiera di me. Next game is Wagga Wuggy. Wagga Wuggy. Head downstairs. Andiamo. Have fun. Wagga Wuggy. Ci siamo. Wagga Wuggy, ragazzi. Wagga Wuggy, Wagga Wuggy. Ok, Wagga Wuggy. È aperto, cosa c'è qua dentro? Un sacco di mani, un sacco di oggetti, di aggeggi e un ripostiglio. Questo è lore, sicuramente, storia. C'è un ripostiglio, ci sono pezzi di mani. Oh cielo, stavo morendo. Ciao Huggy. Oh jeez, cos'è sta roba? Chiappa la talpa? No, eccala lei. Mi sembra solo enigmista, ragazzi. Dai, qual è il prossimo Welcome gioco? Wagga Wuggy. Wagga Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Ah, la mia reazione, sono velocissimo. A dual palm grab sono un gamer. Will be provided to you for this test. Okay. Around you are 18 sizable holes. 18? An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. Ah, quindi compare Huggy Wuggy. If one comes out, hit it with your grab pack. Ah, ok, devo acchiappo la talpa, ve l'avevo detto. That's ragazzi. All. Tutto qua? Beh, ragazzi, io sono un FPS player. Cosa volete che succeda in questo gioco? Dai, Huggy, vieni fuori. Dai. The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Hmm. Have fun. Sì.
Pronti. Ma non si vedono. Ragazzi, non si vede. Via. No. Facile, cavolo, eh. Ragazzi, sono troppi. Ragazzi, sono ovunque. Ragazzi! Calmo. Oh! Oh. You did it. Oddio. Oh, cielo, ragazzi. Mommy has another hint for you. Grazie. Rosso, giallo, rosso, blu. Ok. Only one game left to play. Sad. Mommy was hoping you'd stay here forever. Non starò qui per sempre, maledetta! No, non cambio idea. Non cambierò idea. Voglio andarmene da qui, voglio andarmene da qui. Andiamo via, via, via. Ok, il secondo boss l'abbiamo sconfitto. Teoricamente ci dovrebbe essere un terzo boss. Se... insomma... se... no, queste scale ovviamente... no. Oddio! Ok, ci siamo. Gattino. Click the button to feed me candy. Vuoi delle caramelle? Oh, nom, nom. Give me more. Dammene ancora. Oh, nom, nom, nom. More, more candy. Più caramelle. Oh, nom, 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 nom. Ok, no more candy. Il suo pancino è pieno. È incredibile come ogni frase che utilizzano in questo gioco sembra fatta apposta per essere io non voglio sapere che rumore era quello. Andiamo avanti. Qua mi posso abbassare, vero? No. Se non sbaglio, questa era l'area in alto che prima guardavamo dal basso, se non ricordo male. Magari ci passerà il treno dopo, vedremo. No! No, è tornata! Tornata? Ciao! No! Aspetta! No, no, no! Aspetta, aspetta! Ah... no, no! 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 Seguimi? Non era cattiva? Sembrava che non volesse uccidermi. O
sbaglio. Molto strano, ragazzi, non mi sembrava cattiva. Va bene, vediamo. Potrei sbagliarmi, eh. Barry? Qualcosa mi dice che devo riuscire a portare il carrellino di là, eh? Ok. Prendiamo l'energia da qua, ok? La diamo al triangolo. Prendiamo questa. Qui prendiamo l'energia di qua. La riprendiamo da questo. E poi la buttiamo qua. Secondo. Perfetto. Ok. Andiamo avanti. Vieni, Barry, vieni, vieni. Vieni, Barry. Su, dai, non... Barry, so che sei... Oh, là. Vieni che ti porto con me. Giù per il... Oh, jeez. Lo stiamo usando come ariete. No, Barry! Barry, sparito. Addio, Barry, sono un piacere. Ciao, gattino. Scommetto che tu sarai il prossimo amico con cui giocheremo oggi. Giù per il buco! Ok. L'ultima volta che c'era una porta così alta, un'aghia ha cercato di uccidermi. Io... Insomma, spererei che non ricapiti. Ok, non è capitato. Siamo contenti, molto contenti. Beh, direi che il prossimo è questo. Oh, cielo, la mia mano è volata. Siamo arrivati all'ultimo livello, signori. Ah, bastavano due mani. Ok, perfetto. Molto più facile di quello che pensavo. Un po' rotta quest'area. Ok, il tema è cambiato. Abbiamo questo meraviglioso amichetto adesso con la quale giocare. Non vedo l'ora. Vediamo. Allora, qui ci serve dell'energia. Quindi andiamo qua. Andiamo su. Energia presa, c'è un bello. Così. Mi serve un po' di questa. Così. Ah, vabbè, andiamo di qua. Appunto. Madonna, era calcolato al pelo. E adesso? Cos'è questo rumore? Di piedini. Ho sentito oggi. Ok. Welcome to Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. Okay. The rules are simple. The lights will turn off.
you can move through the obstacle course at this time. 1, 2, 3 stella. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. Ok, posso muovermi solo quando sono spente le luci. Once the lights turn back okay. on. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If oh. PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. Che brutto. Guardatelo. It was always so sad to see the kids go. They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games and never come back. They no. left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Siamo pronti. Andiamo. Corri, ce l'ho. Vabbè, ma è lì lento. Vabbè, dai, non è neanche troppo veloce. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ah! Via! Corri! Ma che succede se mi muovo? No, ma non voglio scoprirlo, ragazzi. Non voglio scoprirlo. Guarda come zampetta con i suoi piedini. Medium? Easy? Hard? Oh, mi sono finito nel medium. Oh Cristo. Vai. Oh Cristo. Vai. Ma perché? Mi sono mosso. Non volevo muovermi. Guardo attorno che ci sono delle scatole, devo stare attento a non cadere. Ok. Vabbè dai. Oddio, è vicino. Ce l'ho dietro, ragazzi, ce l'ho dietro. Via. Dovremmo aver finito, teoricamente. Dai, che ci siamo. Dai, che ci siamo. Oh, oh. Via. No. Ti prego. Oddio! Di qua. No! No, che cazzo, è tutto buggato! No! Oddio! Perché è tutto buggato? Mi trovi in questo punto? Dai, ma si è buggato tutto! Che palle!
Ah dai, ma non dovevo andare di là, c'era la... Però io spero che questa volta non si bughi. Dov'è? Ah, lì sopra! Ok. Ok, ok. Ci siamo. Ok. Giù per il tubo! Oh cielo, sono quasi morto. Purtroppo. Where did you go? The game is over. Come back and mommy will give you the code. Trattamento d'acqua? Rendi la nostra compagnia sicura. I segreti sono una promessa. Ruota di 90. Ok. Ah, ok, sono due. Sarei così. Miau, 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 bzz. To be or not to be? Essere o non essere? That is the question. Questa è la domanda. You and I were meant to be. Sì. Tutte e due? Ok. Andiamo a mettere nel toy scanner il nostro coniglio. Eccolo qua. Mannaggia, appunto, Bunny. E nuova area. Vediamo. Dei condotti. Personale autorizzato. Ok. Noi non siamo autorizzati, ma ci stiamo comunque intrufolando. Qui c'è un lettore di cassette. I asked you to play fair, and you cheated! I hate cheaters! Allora,
ci ho un po' pensato, dovrei esserci arrivato. Qui c'è, esatto, perfetto. Ora lascio, do l'energia, torna indietro. A questo punto chiamo l'energia di qua. Perfetto, ora sono tutte quante sbloccate. Io devo fare questo, andare uno, due e tre. Ok, è stata più dura del previsto. La porta gialla. Cosa si è aperto? Credo la train station, ragazzi. Credo che a questo punto si sia aperta la train station. Porca puttana. Perché tutte le volte? Perché? No! Non ho citato! We're going to play one last game. It's called Hide and Seek. Ten. Nine. Seven. No, no, no. Six. Five. Hide and Seek. Nascondino. Three. Two. Oddio. Oddio. Oddio ragazzi, che ansia. No, 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 che ansia. Io ragazzi non so dove sto andando. Non lo so. Ho trovato un oggetto, ma non me ne frega niente degli oggetti. E adesso uscita di emergenza. Perfetto. No, dai! Pezzi di merda, maledetti. Cosa c'è scritto qua? La roba. Il verde. Rosso, blu, verde. Rosso. Io comunque, Mami, non ho citato. È inutile che dici che ho citato. Non cito mai io nelle cose. Porca puttana! Cazzo! E ora? No! Ti prego, no! Ah!
Ah, vaffanculo, qui sopra. Ok, ok, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok. Via. 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 Ok, allora, vediamo se funziona. Sì, deve funzionare. Deve. Oh cielo. E adesso? No, devo scendere. Via! Vai, cazzo! Ora posso andare. Non mi dire che spawna di nuovo. No. No. Ok. Ok, ci siamo. E un ingranaggio d'oro. Energia. Adesso. Non ho capito. Ah. Cosa fa sta roba? Aspettate, eh. Allora. Allora, forse ha a che fare con l'ingranaggio che ho appena preso. Vediamo. Allora, diamo energia a questa. A questo punto, diamo un'occhiatina. Ah, ecco. Qua. Perfetto. E adesso direi che... Scusa, l'ha cucinato? Va bene, l'ha cucinato. E adesso... Posso entrare? Posso tirare questa? Ah, manca l'ingranaggio, giustamente. Ah, capito, ok. Ok, sì, beh, era sensato, ragazzi, era sensato. Ok, andiamo avanti. Abbiamo ancora una Spider Mummy da... No, 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 di nuovo, no. 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 No, e adesso? No. No, ti prego. No, 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 per favore, no, 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 ti prego, cazzo. Ci serve un'altra area in cui nasconderci. È questo il significato di nascondino. È questo il significato di nascondino, cazzo. Era questo il significato di nascondino, va bene. Devo nascondere nel forno? Ragazzi, mi sa che ci dobbiamo nascondere nel forno. Dai, ma che cosa pazza. Ma seriamente mi devo nascondere nel forno? Posso prenderli da dentro? Eh sì, perché avreste fatto le maniglie da dentro, se no... Non ci credo, devo nascondermi nel forno. Mi devo nascondere nel cazzo di forno! Eccola, eccola. Allora. Io spero che funzioni. Io spero che funzioni. Mi sto chiudendo in un forno! Chiudi, cazzo! Ok. Non ti buggare, non ti buggare, non ti buggare, non provare a buggarti, eh. Non provare a buggarti. È passata? Va bene, direi che siamo a posto. Porca titi! Ah! Di nuovo! E adesso? Dove cazzo? È chiuso! Ok, di qua. La porta. Oddio, che cazzo? Scappa! Ok, di qua. Oh no, è tu. Porca puttana! No, no, allora, devo stare attento. Le mani, ok. No, la mano. Ok, giallo. Sì. No! Di quella troia. Ok, corri.
Cazzo. Cazzo. Ok. Troppo. No, dai. Dai, ma siete dei pezzi di merda! No! Cosa? Cos'era quella mano meccanica? Oh cielo, ragazzi. Ditemi che abbiamo finito, per favore. Vi prego, ditemi che abbiamo finito, per favore. È finita? Chiuso. Seguiamo l'arancione. Possiamo prendere il treno adesso. E Poppy? Dove è finita Poppy? Poppy? Oh. Ciao! Ciao papi! Did you kill her? Sì, l'ho uccisa. Good. I'll board the train. We need to leave. Va bene. Papi non si dà molto contenta. Possiamo davvero fidarci di lei? Direi che questa è la luce della vittoria. Ora scenderemo da uno dei quattro tubi. Ah no, non siamo più tutto. Ah ok, eravamo in uno dei lati. E ora direi che possiamo salire sul treno. Abbiamo i vari indizi. Abbiamo la mano verde. E direi che abbiamo lasciato la fabbrica con successo. Allora, coniglio. Come si fa qua? Ah, coniglio è 3. Come si... Ah, ok, bisogna premere il coniglio. Questo. Ah, si muove in questo modo, ok. Me l'ha già messo lui, perfetto. E adesso? Ah, i colori, quindi questo va rosso. Ok. Allora, come cambi i colori, ragazzi? Ah, così, rosso e giallo e rosso e blu. E poi 4 4 2 3 1. 4 2 3 1. Yes! E ora? Si parte? Quindi è finita! Poppy Playtime 2 l'abbiamo completato teoricamente. Abbiamo addirittura l'aria, che bello. La domanda ora è: ma se io ora sto uscendo dalla fabbrica, non ci sono più seguiti? No, non è possibile.
non è possibile. Ok, io adesso ragazzi sto uscendo dalla fabbrica proprio, no? No, un treno non farà mai uscire dalla fabbrica. È un treno che gira nella fabbrica. She put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Sei perfetto. Too perfect to lose. I'm sorry. No! I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, perché? Too long. I had so much time to think and reflect. No. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Benissimo. Poppy mi hai tenuto nella fabbrica. Grazie. Potevamo uscire insieme. E invece hai preferito lasciarmi qui dentro. Chissà dove. Nelle profondità della fabbrica. Sempre più in basso. Sì, no, fermo. No. No, no, no. Ehi. No, no, allora. Stop train? No, ci sto provando, cazzo! Ce l'ho fatta? Passi. Wow! Ragazzi, è stato veramente bello. Mi sono divertito un sacco. Non vedo l'ora che escano gli altri. E direi che possiamo staccare qui. Avremo sicuramente tempo e modo di speculare in live. Vi lascio come sempre qui sotto il link. E complimenti agli sviluppatori. A parte qualche bug qua e là che ho incontrato durante il gioco, molto molto bello. Mi raccomando, pollicione in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo come sempre qui sul canale per nuovi e interessanti contenuti. A presto.